Daniele Iacovelli, Fly CGL Foggia. L'ombra del caporalato dietro gli ultimi due tragici incidenti che hanno coinvolto braccianti agricoli di colore in Capitanata? Oggi, in questo momento, non stiamo aspettando le indagini che procedono e cercano di darci una risposta in questo senso. Oggi abbiamo sicuramente 12 morti ieri e 4 sabato, una strage, una mattanza a cui il sindacato, tutti i sindacati non possono più tollerare questa situazione, il mondo delle associazioni che è vicino a noi. Ora gli inquirenti ci diranno se c'è caporalato, se così fosse vuol dire che c'è una responsabilità di quelle aziende che hanno utilizzato quei lavoratori a cui dovranno dare conto. Iacovelli, spesso ci si accorge di questi braccianti solo durante le stragi, durante gli incidenti, durante i morti, oppure quando si ribellano ai caporali. Non è il caso della CGL che sta sempre vicino, ma un po' le istituzioni sì. Noi purtroppo segnaliamo, anche se è vero che gli ispettori del lavoro, le forze dell'ordine lavorano e cercano di fare del loro meglio, ma non è sufficiente. Il fenomeno dell'agricoltura in Capitanata impegna 50.000 lavoratori, 20.000 di questi sono tutti migranti, tra rumeni, bulgari e immigrati di colore circa 5.000. Sono una massa così importante che va tenuta più a riguardo, quindi vanno aumentati i controlli, vanno tenuti più attenzione su questo problema. A Salvini cosa chiederete? A Salvini chiediamo di fare una valutazione importante, di valorizzare la 199 perché è una legge giusta, una legge importante che prevede anche la responsabilità delle aziende, e chiediamo che questa norma venga applicata nel modo corretto così come era prevista. La legge anticaporalato è una legge buona, ma secondo lei dovrebbe essere applicata? In questo momento noi abbiamo pochissime notizie dell'applicazione della norma. Tutte le norme sono, come dire, ottime sulla carta, ma poi vanno applicate e vanno verificate sul campo. A Foggia questo al momento ancora non avviene.